Chiamali. È uno sforzo importante dell'Unione Industriale di Torino con alcuni partner. Dobbiamo ringraziare naturalmente la collaborazione che abbiamo avuto con la Regione, con il Comune di Torino. In particolare vorrei ringraziare il direttore dell'ASL, il dottor Picco, naturalmente, e tutti coloro che ci hanno dato un contributo. Abbiamo come partner tecnico l'Humanitas, la Croce Rossa. Lavoro qua in azienda da circa 20 anni, in amministrazione, e mi fa piacere che la mia azienda abbia comunque creato questo hub vaccinale messo a disposizione per tutte le nostre aziende associate. Se l'aspettava questa possibilità? Sì, perché qua ci sono tantissime iniziative, siamo una grande famiglia, quindi me l'aspettavo sì. Buongiorno. Buongiorno. Abbiamo soppalcato la sala Agnelli, quindi per evitare di smontarla completamente, è stata soppalcata e quindi abbiamo una sala d'attesa con tutti i soppalchi per sopra la sala Agnelli e avremo a regime, potremo fare circa 800 vaccini al giorno. Il nostro scopo è di dare un contributo al sistema sanitario regionale e cittadino, non di sostituirci, non abbiamo mai avuto ambizioni di questo genere, di dare un contributo per le imprese, soprattutto per quelle più piccole che si trovano in difficoltà e magari avrebbero difficoltà nell'organizzazione e nella programmazione della vaccinazione per i loro dipendenti. Il Presidente del Consiglio Draghi e il generale Figliuolo hanno detto ancora di recente, lo ha ribadito il governatore della Banca d'Italia, che è fondamentale ultimare al più presto la campagna di vaccinazione. Noi ne siamo assolutamente convinti perché finché non è vaccinata la popolazione, tutta la popolazione, non si uscirà da questo stato di crisi. Quindi naturalmente noi diamo, come abbiamo detto, desideriamo dare un contributo in modo tale che poi possiamo ritornare a fare del centro congressi quello che è sempre stato, cioè un centro culturale per ospitare dibattiti, iniziative di questo genere. Sì, sì. Grazie mille. Mi scusi, lei è la signora Guzzi? Sì, sì.